Buon salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video di Gamers Earth. Io sono Kira e oggi sono da sola. Non è vero. No, non è vero. Sono con Maverick che però è in presenza e quindi non c'è realmente. La presenza, facci sentire la presenza. Sì, no. Non c'è su Apex, però è qua con noi. Perché faccio schifo? Sì, esatto, no. Dai, brutta merda. Siamo qui per registrare l'ultimo episodio del fumetto della stagione 6, sono rimasta indietro di Rampart, e abbiamo deciso che per questo ultimo fumetto andremo a rileggere la storia per intero, tanto sono 60 paginette. Diamoci una botta che viene un video lunghissimo. Verrà un video lunghissimo. Allora, solo una cosa veloce, ci tenevo a ringraziare tutti quelli che sono stati in live ieri con noi, ci siamo divertiti un sacco, sia a giocare sia a parlare con gli altri, e poi non mi ricordo, volevo dire anche qualcos'altro, però non me lo ricordo. Iscrivetevi al canale se vi fa Sì, va piacere, bene. giù E così. comunque scusate ancora per i problemi, è la prima volta che usiamo Streamlabs, dobbiamo un attimino risolvere un po' di cosette, abituarci più Ma che altro a usare. voi che non sapete di quali problemi stiamo parlando, andate su Twitch a vedere la live C'è anche su di ieri. YouTube. Andate a vedere comunque la live Anche di ieri, che solo a pezzi. vediamo se c'è domani su C'è YouTube. su YouTube, c'è su. Ok, quindi Allora, andiamo nella missione. da Cominciamo pagina da 1. pagina 1. Paradise Lounge. Sheila è il razzo, giusto? O la mitragliatrice. Aspetta, sei tu Sheila? E Piantala prima che mi arrabbi. Tieni. Il questo cos'è? mio primo mese d'affitto. Trasferisco qui il negozio. E chi ti ha detto che potevi? Quella roba la sposti, vero? Io sono una professionista. Io. Vrete, possiamo vederci nel mio ufficio? È questo il tuo ufficio? Da quando in qua sei la mia agente in Bob, la mia broker? Da quando mi hai pregata in ginocchio di aiutarti? E ho visto le cifre. Il Paradise Lounge ha bisogno di soldi. Io sono la risposta alle tue preghiere. Non mi servono soci e nemmeno coinquilini. A dire il vero, ti servono entrambi. Questo Sono un uomo adulto io. lo vedremo, signor padrone di casa. Sarà uno spazio. Grazie, coinquilino. Quindi, cosa è successo? Parli di Wit? Ha fatto delle scelte sbagliate. E ora dove li metto tutti i miei cloni? Da non crederci. Tu sai cosa voglio dire, Pathfinder? Ma che dico? I robot non capiscono le donne. Sì, invece, amico mio, specialmente ora che la mia ragazza vive con me. Donne, puoi vivere con loro, e io l'ho fatto, la mia ragazza è la migliore, batti il 5. La tua, cosa? Sola City, via principale. Wait, 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 wait. Ho uno scoop, wait, René! Perché non mi ascolti, René? Perché? Perché? Fa anche rima, ma non sembra apprezzare. Non puoi ignorarmi per sempre. Scusa, c'è anche l'effetto. Ma c'è già sotto l'effetto, Non no, importa. quei tu. Ok. No. Tuts. Ah, crack. Scroom. No, mi arrendo, mi arrendo. Diamine, Vit! Avrei potuto farti davvero male! Oh, mamma. O Non parlare, potresti sputare qualche dente. magari i testicoli, chissà. Nah, collega, quelli li hai già perso tanto tempo fa. Più tardi, al Paradise Lounge. Cosa avevi di così importante da dirmi da rischiare addirittura la sterilità? E va bene, se proprio insisti. Pathfinder, il robot ha una. Una. Una ragazza? Certo, Lo sapevi? non fa altro che parlare di lei da settimane. Ah beh, anch'io lo sapevo, volevo solo metterti alla prova. Quindi chi è questo scherzo della natura con una passione per i Marvin? Sei geloso? No, non si frequenta una svetata. Di lei. Sembra quasi che tu lo voglia tutto per te, Wit. Ascolta, non usare la mia già traballante sessualità per confondermi. Fan fiction. Qualcosa non quadra, ci scommetto qualunque cosa. Qualunque cosa, ne sei sicuro? Bene, se una tipa a posto, tu la smetti di frignare e io sposto il mio negozio qui sul retro. E se invece è una pazza furiosa, tu mi costruisci tutto quello che voglio.
gratis. Affare fatto! Un magazzino abbandonato a Solar City, dove un giorno un robot si svegliò senza ricordare chi fosse. Non vedo l'ora di conoscerla! Proprio dietro l'angolo, quindi ci vediamo tra circa 30 secondi. Perfetto, amici. Anzi, perfettissimo. Buone notizie, ragazza coinquilina. Il mio migliore amico e la mia nuova amica stanno venendo a conoscerti. Io non sono la tua ragazza. Vivi con me? Sì. E sei una ragazza? Sì. E io so che ci vogliamo bene. Dici? Non hai idea di chi fossi prima che ci incontrassimo. Magari ero cattiva o crudele o persino pericolosa. Ma io so cosa significa svegliarsi senza sapere chi sei. Quando è successo a me, avrei tanto voluto un amico a rassicurarmi. E io per te sono quell'amico. C'è qualcosa, non so perché, ma voglio. Che cosa? Anch'io lo voglio un po' di gelato. Lo voglio anch'io, l'ho detto anche la scorsa volta, ma lo voglio comunque. Signore e signore, Mirage! Wow, mi stavo giusto chiedendo come avresti fatto a far passare il tuo ego dalla porta. Fa sempre ridere. Lui ama queste cose. Sì, un'entrata spettacolare. Bravissimo. Vedi? Fantastico. Siete pronti? Questa è Ash. Gara che c'è mo Pokémon. Cosa c'entra? Pokémon. Ah, Ash. Pokémon. Al magazzino di Pathfinder. Ash? Ash come? Solo Ash. Ti stanno rimettendo a posto, eh? Ora hai due braccia, due gambe. Ehi, ma quella è una spada. Lascialo perdere, tesoro. È per questo che di solito lo lasciamo a casa. Path, posso parlarti un attimo? In bagno, immagino. Ma certo, andiamo. La tua ragazza è la testa di Loba. Ti sbagli? Abbiamo costruito la testa di Ash, non quella di Loba. La testa che Loba ci ha fatto costruire per la Hammond. E anche una spada. Oh, una spada! Ma com'è successo? Oh, posso raccontartelo se vuoi. Era così confusa quando le abbiamo riattaccato la testa. Volevo assicurarmi che stesse bene. Sono andato alla Hammond e l'ho trovata nel cassonetto dell'immondizia sul retro. Con scritto riciclato. Lo metterai umido. Solo cacca di cani. No, no. Ecco per la cacca dei cani. Ricordava solo il suo nome e il fatto che la Hammond avesse estratto dei codici dai suoi database. L'hanno lasciata lì e io l'ho trovata e le ho detto che poteva stare con me. E non ci vedi niente di potenzialmente pericoloso in tutto questo? Proprio niente? Scusa se siamo piombati qui a quest'ora. E l'ho detto che era tardi. Credevo volesse spegnerti o ricaricare le pile o... non so. Non preoccuparti. Ok. Fino un attimo fa credevo fosse tardi, ma forse siamo arrivati al momento giusto? Cosa hai detto? Perdonami amica, non ho altra scelta. Potresti portarmi la scatola scomp? Abbiamo l'ultimo frammento, non crederai ai tuoi occhi. Benvenuti ad Olympus. Ash, ma cosa è successo? È ora di andare. No, ho appena iniziato a divertirmi. Sto bene, ho solo... falli uscire, ho bisogno di un momento da sola, per favore. Scusatemi amici, non si sente bene, ma è stato bello vedervi. Ciclo. Oi. Incredibile. Anzi no, Blisk è molto più... incredibile. Puoi dirlo forte. Sei vicino. Non riesco a stravaggiare più di quanto credi. Ricordo. Allora dovremmo parlare. Per te va bene? Decisamente. Io sono 5x5. Non ridirla perché abbiamo capito. Basta. Al Paradise Lounge. Quella dannata testa ha perso la memoria, il che fa proprio ridere. Tutto questo è un disastro. Una serata romantica perfetta e questo stupido cavernicolo. Ma fammi piacere, no, non c'era niente di romantica in questa faccenda. Sì che era romantica e lo sai. Quindi Pathfinder ci stava raccontando come l'ha trovata. E... lei è un simulacro, è un robot, come Revenant. Si dice simulacro, persino i tuoi cloni riescono a dirlo.
E si è già parlato dell'urlo agghiacciante? Sto solo dicendo Mi sa che il tuo intelletto ha smesso di svilupparsi un po' prestino, eh? Quindi? Ho vinto io la scommessa. Che noia. Decidi tu, Fred. Chi ha vinto la scommessa? Asha è una pazza furiosa? Oppure ho ragione io. Non dimenticare che io sono tuo amico. Piantalo di fare lecchino. Ora basta. Asha non mi sembra proprio normale. Comunque vedete, sembra un blob. Asha non mi sembra proprio normale. Quindi sceglierei te, Mirage. Ma come ti è saltato in mente di dire davanti a me che l'amnesia è ridicola? Senza offesa, Ramia, ma lei non mi convince affatto. Vincete tutti e due, ecco. O perdete, vedetevela come vi pare. E dovrete pagare entrambi. La navicella decolerà domani alle 12. Il corriere della commissione verrà a ritirare tutta la roba in mattinata. Sono poche partite, perciò vediamo di non portarci dietro troppe cose. Sto parlando con te. Parlo con te, Elliot. E non fare tardi. Carino il riflesso delle luci al neon sul linoleum, non è vero? Non lo so, sono troppo impegnata a scegliere cosa mi costruirai. Un'arma mi sembra troppo poco, voglio qualcosa di molto più grande. E ragazze te lo dicono spesso, vero? Certo, come no. Anche la finchio... Oh, devo sponsorizzare. Intanto al magazzino di Pathfinder. Preparato. Mi mancherai tanto. Sì, va bene. Sei così dolce, ti adoro. Basta. Cos'hai dimenticato stavolta, Puff? Quindi è così che parliamo ora, eh? Bene, sei ancora agguerrita con un tempo. Ma perché questa voce adesso? Al magazzino di Pathfinder. Ci voleva un po' di caratterizzazione dei personaggi. Mi piace. Scusa, Ramiglia parla tutto indiano. Non so cosa intendi, amico. E così uscì viva, eh? È un buon inizio. Di certo non grazie a te, Blisk. 5x5, eh? Quanti ricordi. E dimmi, quali altri grandi classi c'è in quella testolina, Ash? Hai cercato di uccidermi, quello non l'ho dimenticato. Non è proprio così. Stavo cercando di metterti al sicuro. Non avevo scelta, avevamo un patto. Sta cambiando accento mano a mano. Non rompere il cazzo. E un giorno sarei tornato. Qualche anno fa? Non potevo correre rischi. Non c'è altro modo. Che scià, magari dall'altra parte ti aspetta un paradiso tropicale. Mi dispiace. Capisco le tue ragioni. Buona fortuna. Anche a te, strunz. Ash, perdonami, amica. Non ho altra. Banana! Scelta! Fuga, raga, c'è mo. Oggi. Menzogne. Non mi piacciono i tuoi giochetti, Blisk. Ehi, questa è nuova, eh? Ui! Sciola! Fu! Zomala! Tutto! Se è questo che vuoi, allora, combattiamo. Un'altra volta, magari. Mo sta a giocare il Palermo. C'è Palermo Catania, non me la fai perdere. Ma non ora, Ash. Qualsiasi siano le tue ragioni, fermati. Ho saputo che una tua vecchia conoscenza è tornata. E adesso siamo al nuovo capitolo, l'ultimo di questa season. In partenza. Un magazzino abbandonato a Sora City, dove un tempo un robot si innamorò per la prima volta. Caro Pathfinder, sei entrato nella mia vita quando avevo bisogno d'aiuto e per questo ti sono grata. Senza di te non sarei mai riuscita a trovare quello che cercavo. Sei così preso dalla ricerca del tuo creatore che non riesci a vedere cosa hai creato tu. Mi hai dato un posto dove stare e la tua ingenuità e fiducia nel prossimo mi hanno aiutata a riprendermi ciò che è mio. La gratitudine non è un sentimento che conosco bene, non mi piace, ma il minimo che possa fare è essere onesta e dirti che, in un certo senso, tu mi hai creata. Per questo motivo non posso essere tua amica. E il nostro cammino. Tururu, tarin, non piange.
Sto piangendo. Vai avanti. Povero Pat. Povero Pathfinder. Termina qui. Al Paradise Lounge. Guarda, guarda chi ha già finito di fare i bagagli. E anche in anticipo. Ti senti bene? Ehi, quando vedi mi dici di essere di sbrigarmi, ecco, io l'ascolto. Il corriere è passato e ho spedito le tue cose che mi avevi chiesto. Se mi impegno so essere intelligente. E ora parliamo di quello che mi devi costruire per me. Wait! Pezzo di idiota, ma che hai fatto? Dov'è finita tutta la mia roba? È in viaggio verso la navicella. Mi hai detto tu di impacchettare tutto. Ma che dici? Potrei giurare di aver sentito... Wraith ha detto di non impacchettare tutto. E tra l'altro parlava con te. Davvero? Allora mi sa che ero troppo impegnata a pensare che ho vinto io la scommessa. I miei nuovi attrezzi, il tavolo da lavoro, tutto ciò che mi serviva per rimettermi in carreggiata. Sono sopravvissuta a un tentato omicidio ed un incendio per cosa, Vit? Per farmi rovinare da te? Non hai niente da dire a tua discolpa? Niente di personale. Bastardo. Continua nel trailer di lancio della stagione 7, quindi col cazzo che sono finite le missioni. È finita così. Ma che schifo! Ha fatto schifo all'inizio e continua a far schifo anche alla fine. È uno schifo totale. È veramente uno schifo totale. Completamente. Però all'ultimo, secondo me, se cosa ci sarebbe stato. Anziché la pistola di Rampart. Minghia, il Palermo ha perso! Cos'è che abbiamo sbloccato? Dai, stiamo parlando. Intanto parla, io cerco cosa parlo. E di cosa toccare. Parlo? Cosa stai facendo? La Spitty. Ma non me la dà! La Spitty. Questo abbiamo sbloccato, bella. Minghia, sei bella. Mi piace. E che bene, comunque sti fumetti mi hanno fatto cagare dall'inizio fino alla fine. Ah, ancora di più. Bleach che è stato il personaggio però migliore. Continua nel lancio della stagione 7. Quindi vuol dire che, visto che fra 28 giorni inizia la season 7, vuol dire che... Ma perché fra 28 giorni c'è inizia scritto? La season 7? Non è vero. Dove? Dove c'è scritto? C'è scritto lievi. 29 giorni rimasti, sì, perché finisca il pass battaglia, ma non vuol dire che il giorno dopo inizia la season. Vabbè, all'incirca. No, l'altra volta l'ha rimandata. Vabbè, comunque mi fa un po' schifo. Vabbè, fate tutti schifo, ciao. Bene ragazzi, questo è stato l'ultimo episodio del fumetto di questa prima parte. A quanto pare ce ne sarà degli altri. Speriamo sia leggermente diverso, con delle missioni. Votate il personaggio migliore secondo voi. Non tanto della storia, ma quello fatto da noi. Secondo me è... Menghia, sono un Bleach. Va bene. Spero che comunque vi sia piaciuto. Se fosse così iscrivetevi, lasciate un like e commentate qua sotto se... comunque volete darci una vostra impressione su questo bellissimo fumetto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi! Menghia!